Tutte cose dell'internet, ragazze e ragazze, bestie di YouTube Italia, sono Davide Giovanni. Come sempre ci troviamo vicino, in questo caso addirittura dentro, l'ultima struttura che abbiamo costruito assieme. Se siete sul canale Telegram lo sapete già. Però io, nella settimana in cui registro, perché dovete sapere che io registro con una settimana di anticipo, sono stato ricco di impegni, ho avuto moltissimi impegni, quindi non ho potuto registrare tre episodi, o meglio, non potrò registrare tre episodi. Ergo, faremo semplicemente due episodi. E il secondo episodio sarà questo qui, ovvero voglio parlarvi un po' di tutti i progetti che voglio fare nel futuro, ecco, le cose di cui sono incerto, qualche ovviamente non tutti, c'è una lunga lista di progetti che ho già pianificato, anche più o meno l'ordine, però insomma non sono certi, nel senso c'è qualcosa che voglio fare di cui però voglio parlare con voi e quindi ve lo dirò. Iniziamo subito con la zona a destra della base, è una zona che solo adesso abbiamo iniziato a costruire, difatti abbiamo posizionato qui questa nuova struttura, il nostro pub, abbiamo un po' iniziato a mettere a posto qui dietro. Con questa zona andando a creare una scala che ci permette di accedere molto facilmente qui. Però prima di questa struttura non abbiamo mai fatto niente. Davanti a questa struttura ci sarà un'altra struttura più o meno di dimensioni simili, che ci lascerà quindi un corridoio qui in mezzo, una zona di giardino qui in mezzo, che non so bene cosa farci, però è comunque una zona di giardino. E poi qui appunto ci sarà un'altra struttura con un'entrata e che quindi ci permetterà di avere una shortcut che ci permetterà di passare o direttamente dentro la casa oppure da questa parte qua e arrivare fino in fondo o accedere al castello. C'è un Enderman che si è incazzato con me, ma noi cercheremo di far finta di niente, come se non ci fosse la contestazione. L'altro elemento che voglio che faccia parte della zona destra della casa è questa zona qui. Come vedete, e come ho già espresso più volte il mio dissenso all'interno di diversi video, ovvero il video in cui costruisco questa zona e il video in cui costruisco quella zona, la montagna è un problema. Questa montagna è molto fastidiosa. Però c'è una cosa che ho notato, ovvero è più bassa del nostro muro. Le nostre mura che abbiamo dall'altra parte sono più basse, difatti. Se noi decidessimo di mettere un muro in questa posizione, semplicemente è alto 11 blocchi, mentre invece questa zona, questa collina è alta 9 blocchi. Questo quindi ci dà la possibilità di terraformare usando il muro nostro, il tipico design del muro, come se fosse una specie di terraformazione. Insomma, possiamo terraformare e quindi potremmo ipoteticamente togliere tutta la collina qua dentro e poterci costruire tranquillamente, oltre ad avere un altro accesso molto veloce, rapido e comodo a una zona possibile futura sotterranea del nostro mondo. Già in mente qualche idea da farci, però non so bene, ecco, diciamo che sarebbe una specie di terrazzamento, ecco, non mi veniva la parola prima, in cui noi avremmo il muro che taglia proprio la collina, dove c'è il muro, poco sotto il muro vedremo la collina a destra, e a sinistra del muro invece avremo una zona pianeggiante, così più o meno larga, grande come questa zona qui dentro, però all'esterno, sarebbe una specie di secondo giardino, ecco, assieme a quello principale che c'è dall'altra parte. L'altra cosa di cui volevo parlarvi è che sicuramente in futuro ci espanderemo ulteriormente. Come vedete qua, ragazzi, siamo davvero molto stretti. Io non sono uno che si allontana troppo per quando costruisce. Sono uno che tende a costruire tutto molto vicino e sicuramente l'avrete già notato. A dirvelo, vi ho fatto un po' scoprire l'acqua calda, ecco, per dire. Perché comunque penso ve ne siete già accorti. Il mio mondo è abbastanza concentrato tutto molto vicino alla casa, alla base principale. Peraltro è anche molto grande, di conseguenza, occupando una superficie molto ampia, automaticamente diciamo che è facile costruirci vicino. Questa è la torre e non sono entrato qui per caso. Uno, perché qui finalmente ho completato il collegamento che porta alle fogne con questo pozzo qui. E due, perché la prossima cosa che voglio, di cui voglio parlarvi, è di una torre. Ma non una torre che inizia in un punto qualsiasi, ma una torre che inizia in un punto molto preciso. E difatti la prossima torre che voglio costruirla qui sopra. Inizialmente pensavo di costruirla in questa zona qui. Un po' per separare questo corridoio da quest'altro, diciamo, balcone, chiamiamolo così anche se non è proprio un balcone. E un po' perché era un posto un po' atipico, insomma, se facessi in questo mondo le cose esattamente come le faceste voi, per voi sarebbe inutile guardare i miei video, quindi automaticamente devo differenziarmi un po' dalla massa. Però, subito dopo, però mi è venuta un'altra idea, ovvero quella di fare la torre un po' più lontana, comunque di una dimensione di 9 blocchi per 9 blocchi, che quindi andrebbe a inglobare anche i muretti qui, però andarla a collegare con un ponte a quella torre lì, a cui sì. Devo ancora fare il tetto, ma non è l'unica cosa che devo fare off camera, perché c'è anche altra roba che devo fare off camera. Ho deciso di venire qui dalla farm di cactus non per caso. Difatti, se vi ricordate, quando costruì la fogna, dissi anche che c'erano un mucchio di altre zone che avrebbero avuto dei design a loro dedicati, come ad esempio la zona delle farm di cactus, che non ha un design a sé dedicato, e altri luoghi in cui magari per un motivo o per un altro ci si andava a intricare all'interno di altre strutture già presenti nella mappa, come ad esempio la farm
farm di ragni, scusate un po' per il buio, oppure la miniera. Ecco, tutte queste zone io non le ho ancora costruite. Magari ci dovrei dedicare un episodio giusto per avere quella spinta che mi porterebbe a fare appunto queste zone qui. Tra l'altro qui abbiamo anche una farm di zombie, che io non me la ricordavo di avercela, cioè non me la ricordavo, ma è piena di drop. È proprio piena, è piena, l'ho dovuta svuotare. E infine c'è la parte peggiore, la più grossa, quella che davvero mi viene voglia di dirmi ma perché l'ho fatto, ovvero questa zona qui, che è da completare. Devo farlo, devo costruire, mettermi qui a costruire la hub delle fogne, perché devo farlo. È un lavoro gigantesco, mastodontico, e potrei farlo questa settimana, in cui non ho tempo per montare i video, ma tempo per effettivamente giocare ce ne ho un pochino, quindi magari dovrei iniziare a fare questa zona. Detto questo, devo dirvi ancora una cosa. Adesso questo video lo sto registrando il 21 settembre, ed uscirà 2 ottobre, dovrebbe uscire il 2 ottobre, ovvero il giorno prima del Minecon, che è il 3 ottobre. Allo stato attuale non hanno ancora annunciato i giochi per PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, però è ovvio che lo faranno. Detto questo, quello che mi preme a me è che annuncino, come è successo anche per la scorsa generazione, la possibilità di trasferire i propri mondi dalle vecchie console, quindi da PlayStation 4 e Xbox One, a PlayStation 5, Xbox Series X e Series S. Questa cosa io credo sia abbastanza ovvio che la faranno, anche perché il fatto che lo scorso mese abbiano tolto la possibilità di fare questo trasferimento da nella vecchia generazione, quindi da PlayStation 3 a Xbox 4, da Xbox 360 a Xbox One, mi fa pensare che quei server, perché per chi non lo sapesse, quando trasferite i mondi da una vecchia generazione alla nuova, semplicemente caricate i mondi su un server Mojang e poi le riscaricate sulle console nuove. Ecco, hanno tolto questa possibilità circa un mese fa, e questo mi fa pensare che semplicemente l'abbiano fatto per lasciare quei server disponibili a tutti coloro che faranno il passaggio sulle nuove generazioni. Adesso io spero sia così, perché questo mondo l'abbiamo iniziato da davvero poco, e sarebbe un peccato doversi interrompere in questa maniera, perché questo è un mondo che mi sta piacendo molto. È un mondo diverso da tutti quelli che ho sempre fatto, perché è ragionato e costruito in maniera diversa, ma non solo diversa, non solo migliore, ma sia diversa che migliore. E mi dispiacerebbe molto cestinarlo così. Ovviamente io, ragazzi, ve lo dico già, sarò, vi assicuro che sarò tra i primi, se non addirittura il primissimo youtuber Bedrock Edition, perché allo stato attuale sono l'ultimo youtuber che continua a fare video su Bedrock Edition su PlayStation, e vi assicuro che sarò anche tra i primissimi a fare il cambio generazionale, a passare su PlayStation 5, dove magari vi porterò, se possibile, se c'è disponibile, anche i video con le shaders Bedrock Edition, quindi quelli con il ray tracing. Molto probabilmente usciranno all'uscita con il gioco sulle nuove console, o almeno io lo spero, e vi assicuro che ve le porterò, e magari potremo anche usarle per tutto il corso della nostra avventura in questo mondo. L'ultima parte di questo video, inoltre, voglio farlo qui, all'interno della cripta del re. Questo perché? Perché all'interno dei miei mondi di Minecraft la lore ha sempre avuto un'importanza molto alta. Già all'interno del mio primissimo mondo che portai su YouTube, la Betulla era qualcosa di importante, di rilevante a livello teologico. Anche in questo mondo è così, ma il problema qual è? Il problema è che la maggior parte della lore che ho sviluppato nei miei mondi di Minecraft attorno alla Betulla l'ho sviluppata proprio nel mondo che non portai su YouTube durante la mia pausa, durata bel po', da YouTube. E questo è un problema, perché voi non sapete tutte queste cose. E quindi vi dico già che piano piano tutta questa lore, tutte queste cose verranno introdotte anche all'interno di questo mondo. Semplicemente, ragazzi, dovete aspettarvi una serie nei prossimi episodi, non subito, ma tra un po', densa di lore e di cose interessanti da sapere. Quindi dico solo questo, ragazzi: un re misterioso regnava su queste terre e noi scopriremo la sua storia, chi era e come ha fatto a diventare il più grande imperatore mai esistito nell'universo. Detto questo, vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere, attivare la campanellina delle notifiche e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo anche di passare dal canale Telegram, dove vi terrò aggiornatissimi con una settimana d'anticipo di fatto rispetto al canale YouTube. Ragazzi, alla Betulla e tante care cose. Ciao.